fare di nuovo il confine tra il bene ed il male. Se c'è ancora davvero un confine tra il bene ed il male. Ascolta CRT. Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna, al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è, dimmi dove, quando. Contenti e beati insieme a Ed, insieme a Davide Annuzzo, CRT Radio si è vestita. C'è anche Annuzzo. C'è anche lui, ahimè. No, c'è anche lui. C'è anche lui, intanto ci stiamo divertendo, c'è la gente che va e viene. Big, ma dove e quando? Lo vogliamo dire? Scusami, è una domanda tendenziosa. Dove? Calore di Mirabella. Ah sì, scusa, pensavo ti riferissi a me. Dove? A Calore di Mirabella? Quando? Adesso. Tranne il lunedì ci siamo sempre, Area 31 Store, qui potete trovare di tutto di più, l'eleganza, lo stile, la qualità e tutto quel che ne viene. E prezzi fantastici, perché c'è l'angolo outlet, ma nuova collezione anche. Non siamo outlet, mica pizza e fichi, ragazzi, va bene. Allora, intanto l'imbrunire mi fa sentire poetico, anche se poi... Sì.
Sì, noi adesso passiamo da Dove e Quando, una canzone diciamo di oggi. Che il salto... Il salto è generazionale e biblico, come incontrarsi con un T-Rex. Sì. Nel senso che adesso perché parliamo di Jimmy Page, parliamo delle Zeppelin, ragazzi. Quando io ascoltavo i Led Zeppelin, pensate che... C'era ancora Antonella? Non c'era nulla. No, non c'era Antonella. E chi c'era nel 1900? No, nel 1980. Nicoletta. Quando... Nicoletta. 1970. Nicoletta è di Ariano, sicuro. No. Era di Roma, veniva in vacanza. Ad Ariano. Ed era anche molto il più grande. Fascino della di me. Straniera. E insomma, vabbè, ma perché raccontiamo le mie storie? Oggi mi ricordo quando è anche questo. Ti ricordi? Un giorno la faremo insieme questa puntata, se ti fa piacere verrò a trovarti e ti racconterò storie inenarrabili. Non ce la facciamo con una puntata allora, Big. Chissà se sei stato solo 6 mesi in Giamaica. Porca miseria la Giamaica, ragazzi. Pensate che la Giamaica è bello, a quest'ora la sera, no? Vai sulla spiaggia a Montego Bay, brilla sulla sabbia, ci sono dei flash. Io la prima volta dico, ma che sono questi flash? Erano le pietre. Minerali? I minerali erano fantastici, che brillavano e davano questo effetto, addirittura nell'acqua, ogni tanto come uno zaffiro esplodesse, insomma... Qualcosa di meraviglioso. Ma sempre o solo quando... Ero ubriaco, ero allucinato, avevo arrollato, si può dire. No, era proprio così, era proprio bello. E poi c'erano i fuochi, c'erano le giamaicane. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Anche quest'ora... se il turismo lì è un po' al contrario. Sì, è vero, anche perché poi c'era la Giamaica, è famosa per i giamaicani. Certo. Vabbè, ma ti devo dire la verità, anche le giamaicane. Vabbè, sì. Vabbè, ma non stiamo lì a fare queste cose da camionisti. Cioè, sei partito dicendo che eri romantico. No, ma sì, mi sento romantico, vedo questo... di fronte a me vedo questi monti, queste colline meravigliose che fanno delle forme quasi di cuore, di amore. Ma sto rimbecillendo, probabilmente. Non sono felice. Sarà lo spumantino. Lo spumante, non l'ho bevuto, ho appena assaggiato. Va bene, venite ad Aria 31 Store, ragazzi, è tutta un'altra storia. È così. Va bene, allora, visto che adesso questo brano lo dedichiamo a quelli della mia età, of my age, perché parliamo dei grandissimi Led Zeppelin, cosa dire di loro? L'hai scelta tu questa canzone, io sono geloso quando, quando metto sai su che capita questi brani. Anche a me, quando qualcuno sceglie i miei pezzi. Porca miseria, no, ma mi viene quella forma di gelosia adesso, ma io devo dare Led Zeppelin alla gente. Mi fa piacere però che stasera, perché ad Aria 31 lo merita. Ascoltate questa versione originalissima del 1970, ragazzi. Io c'ero, voi no.
come un pugno nell'esofago, una cosa del genere. Però insomma parlavamo con Iannuzio della qualità di questo gruppo leggendario. Che parlavi dire? Con Iannuzio delle Zeppelin, cioè è un parolone. La Zeppelin per lui è una supposta che si usa in farmacia. Ha scusate, detto che ci dobbiamo scusate. Aggiornare un attimino. Eh sì, vabbè, dove e quando? Va bene, andiamo. Allora, Calypso. Vogliamo dire dove siamo, che facciamo, da dove veniamo? Big, chi sei? Chi sei? No, non sono dove felice. Vai? Cosa porti? Sei noi felice? Siamo Big? Qui, siamo al calore di Mirabella, siamo in questo posto fantastico, appena aperto i battenti, Area 31 Store. Veniteci a trovare perché l'atmosfera è bella, c'è un buffet fantastico, ancora pieno di tanta bella roba, c'è uno spumante che scende leggermente, gradevolmente, mi fa è sentire meglio. È noto che meglio. È sceso. Sì. Mi si attaccano le papille gustative, quindi fra un po' sale e scende. Va bene, allora Edi, vuoi dire qualcosa o che ne so? Vogliamo lanciare... Lanciamo sempre. Tu quando è che c'eri? Sei stato a un concerto delle Zeppelin? Sono stato ai Deep Purple. Wow! Non ho avuto il grande quando hanno fatto Child and Time and Smoke on the Water mi sono sentito male. Quindi, ragazzi. E poi, va bene, i concerti una volta si vedevano tanti. Patti Smith, sì. Ha dato la mano a Patti Smith, wow. Stavo per svenire, ho detto che sto dicendo una cosa, no? Per svenire, perdonate. C'è la S comunque. Per svenire. Poi tra l'altro devo raccontarvi una cosa di Patti Smith, ve la racconto ragazzi, che è molto bella. Ero in Francia, a Parigi, per lavoro, e nei quartieri bohemien, quella zona un po' particolare, sì. Facevano i readings. E io sono entrata insieme a degli amici che dovevamo bere qualcosa, dovevamo ascoltare queste poesie, queste mm-hmm. storie che dicevano. C'era una signora minuta, piccolina, con i capelli così. Davanti, col frangettone. Ma era piccolissima, era una cosa proprio infinitesimale. Io, come al solito, sono inciampato e gli sono andato addosso. Wow, addosso. Quando addosso gli ho detto che chiedo scusa, lei ha detto don't worry, vabbè. Mi sono spostato e il mio amico, sapeva l'amore che avevo per questi grandi artisti, stavi appena per uccidere Patti Smith. Sono andato lì, mi sono rimasto come un deficiente. Perché Patti Smith ti avrà detto, no, Big, ha detto, don't ma worry. Sei felice. Ha detto, I love Italy, mi ha detto questa cosa. Sei felice, non me l'ha detto. Va bene, ascoltiamo il prossimo brano. E parlavamo prima, avete sentito in sottofondo, fra Immigrant Song e cosa. C'è una canzone bellissima di... Allora, adesso parliamo di uno dei primi album di Pino Daniele, che era appunto il... Era metà, Nero a metà, Nero bellissimo, metà. Mi ricordo ancora la copertina, ce l'ho consumata, copertina e disco, poi CD. E, in questo brano, in questo disco si abbandonano un po' le sonorità partenopee, però rimane comunque un pezzo vivace, diciamo, un brano vivace. Sto parlando di Pino Daniele con Musica, il sax era quello di James Senese. Musica, quanto pianto non lo so, ma la musica